Caso è partito con una segnalazione perché è, diciamo, l'atto dovuto, in quanto si tratta di un provvedimento palesemente discriminatorio, per cui il rinvio all'autorità nazionale che si occupa delle antidiscriminazioni razziali, appunto, ripeto, è un atto dovuto, ma questo non vuol dire che noi siamo fermi in attesa che proceda l'UNAR come ufficio, che ha un ruolo di analisi o di carattere istruttorio nei confronti del provvedimento ed eventualmente di raccomandazione e nota nei confronti del Comune. Si può procedere direttamente per la richiesta di un ordine di cessazione di questo provvedimento discriminatorio attraverso l'autorità giudiziaria ed è possibile procedere attraverso un'associazione, nel caso specifico l'associazione Salam, che è iscritta nell'elenco delle associazioni che si occupano antidiscriminazione e quindi possono procedere nel caso in cui ci sia una discriminazione di carattere collettivo. Discriminazione di carattere collettivo vuol dire che questo provvedimento non tocca una vittima specifica, ma una generalità di consociati che sono appunto i migranti e non solo. È discriminatorio anche nei confronti dei cittadini di Montorio, in quanto livellando tutti nell'accesso a un servizio di carattere pubblico in base alla nazionalità, di fatto discrimina i cittadini che sono più ricchi, per cui sono agevolati ulteriormente nell'accesso a questo servizio pubblico. Il fatto che sia già stato adottato e che non sia stato notato questo provvedimento non vuol dire nulla, perché non c'è prescrizione nell'azione di discriminazione, in quanto è un'azione che si perpetua, per cui si può procedere anche nei confronti del provvedimento che riguarda la mensa. Tra l'altro, vorrei precisare sulle note del sindaco che fa riferimento ai requisiti per la carta famiglia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è già pronunciata con una decisione del 28 ottobre del 2021 proprio sull'illegittimità dei requisiti richiesti per l'ottenimento della carta famiglia tramite un rinvio disposto dal Tribunale di Milano. Invitiamo tutti e tutte a partecipare, il presidio ovviamente è autorizzato e cerca di coinvolgere più persone possibili, soprattutto bambini, famiglie e chi che sia, chi ha un minimo ancora di cuore non sopporta che le discriminazioni e il razzismo passi in questo paese, anche perché l'episodio di Montorio è anche un episodio emblematico di quello che potremmo vivere in tempi futuri, tutta una serie di discriminazioni che potranno avvenire, quindi noi pensiamo che bloccare questa cosa qui sia importante, bloccare a ruota tutto quello che potrebbe succedere. Presidio da che ora? Il presidio dalle 17 in Piazza Orsini a Montorio Albomano.